A me ovviamente fa piacere che ci siano anche i giovani che mi fermano, che mi chiedono gli autografi. Poi una volta andava in un modo diverso, una volta i genitori venivano a chiedermi gli autografi per i figli, adesso vengono i figli a chiedermi gli autografi per i genitori. È un po' cambiato il sistema, però funziona sempre, insomma. Quindi la cosa mi fa molto piacere. E poi con i viaggi che sto facendo per presentare questa mia autobiografia mi sono accorto che c'era un grande rapporto con tutti, con le persone più anziane ma anche con i più giovani, e questo mi fa particolarmente piacere perché è rimasto un rapporto umano, ancora vale ancora di più di quello tecnico sportivo, e per cui per me il rapporto umano è fondamentale, quindi questo mi fa capire che qualcosa in quel senso ho lasciato e mi fa piacere continuare a viverlo, e sento molto affetto da parte della gente, ma a prescindere dal fatto che sono stato un calciatore di un discreto livello, e forse è una cosa che vale molto di più, come ho detto, sul piano umano, e per me il rapporto umano conta anche di più. Gianfranco Lucariello, una curiosità prima di passare agli europei, perché in questo viaggio attraverso Rivera della nazionale e del calcio italiano e mondiale partiamo dall'attualità e poi andremo a ritroso, quindi Gianfranco Lucariello. No ragazzi, io ho avuto il piacere, avevo 17 anni, la stessa età del nostro graditissimo ospite, e all'epoca sono andato a vederlo perché veniva a Napoli con la nazionale olimpica, era il 1960, e noi ragazzi eravamo incantati perché un altro ragazzo della nostra stessa età stava diventando famoso per il calcio. E quella sera l'Italia olimpica vinto 4-1 con due gol di Gianni. Quindi vi lascio immaginare il nostro entusiasmo, vedere una persona della nostra propria età, 17 anni appena, che era già, stava per diventare famosissimo. Ma io proprio sotto questo profilo, Gianni ha detto, non ero emotivo, ero freddo, quindi lucido, ma qual è stata la più grande emozione provata sul terreno di gioco o anche fuori? E poi una seconda domanda. Il carattere di Gianni, un carattere forte, ragazzi, quando doveva dire qualcosa la diceva agli arbitri, alla federazione, ai presidenti, non si teneva niente da dire. Mi sembrava corretto rappresentare un momento che riguardava non solo me, ma riguardava i miei compagni, la società per la quale giocavamo, e per il mondo del calcio in genere, perché se c'era qualcosa di fuori posto era bene cercare di rimetterlo a posto, e quindi era giusto fare degli interventi. Poi è chiaro che non è che puoi piacere, le cose piacciono a tutti, qualcuno può essere legato anche a qualcosa che non funziona troppo e quindi non è contento degli interventi, però io ero convinto e mi convincevo negli spogliatoi, con i compagni, con i dirigenti, tante cose le avrebbero dovute dire i dirigenti, però visto che non le dicevano loro, pensavo di poterle dire io come capitano e come rappresentante di tutto uno spogliatoio che aveva bisogno anche un po' di sfogarsi, perché se c'era qualcosa che non funzionava era bene farlo sapere. Qui ci sono tutti. Oh, dicevo la più grande emozione. Ma io non davvero. Io mi sono emozionato un pochino quando ho deciso di fare la conferenza stampa in cui comunicavo che avrei smesso di giocare, perché mi sembrava una cosa scontata. Intanto un giocatore deve capire esso stesso quando è il momento in cui deve dire basta. Io forse ho anticipato anche un po' coi tempi, visto che Lidl, l'allenatore di quel periodo, era andato alla Roma. Ho capito che avrei potuto creare problemi all'allenatore molto più giovane che aveva giocato con me e che veniva a Milano. Quindi ho deciso di scegliere di smettere. Mi sembrava la cosa più naturale, però mentre la comunicavo in quel momento mi sono emozionato perché mi ha pesato.
quasi quasi stavo per rimangiarmi quello che stavo dicendo, però ormai l'avevo detto e non potevo più tornare indietro. A proposito del fatto che...